Stavolta siamo nelle Marche, nei castelli di Iesi in particolar modo, che nell'entroterra di Ancona, nella vallata e nelle colline tutte intorno al corso del fiume Esino. Io sono con Michele Bernetti, che è uno dei protagonisti della viticoltura di quella zona lì, proprietario dell'azienda insieme a suo papà Massimo, certo, Umani Ronchi, e uno dei padri della patria del verdicchio dei castelli di Iesi. In questo caso abbiamo il Vecchie Vigne, Casal di Serra Vecchie Vigne. Sì. Come mai? Questo è una delle prime uscite di Vecchie Vigne. Questo è in realtà un progetto che abbiamo portato avanti da qualche anno. La prima annata è stata il 2001, poi abbiamo avuto qualche buco in mezzo dato da vendemmie più complicate come il 2002 ed altre. E soprattutto mentre era nato come un progetto di voler fare un qualcosa in cui si cercava forse inizialmente un pochino più la concentrazione, la struttura, e siamo andati un po' a modificarlo, quindi a cercare invece proprio l'eleganza, l'essenza anche veramente del verdicchio, un vino tirato assolutamente, logicamente, assolutamente secco, vinificato, fermentato in acciaio, ma poi mantenuto in cemento, sui lieviti, sulle proprie fecce per un anno circa. E l'annata corrente è il 2009, che è stata comunque un'annata molto valida, molto elegante soprattutto. Adesso faccio un'affermazione che scatenerà gli entusiasmi di alcuni grandi appassionati di verdicchio, alcuni collaboratori di Dr. Wine come Vigna del Mar, come Luciano Lombardi, come Francesco Annibali, che è un altro collaboratore di Dr. Wine, dicendo che il verdicchio, secondo me, è la varietà bianca italiana forse più interessante fra quelle autoctone vere, e che alcuni livelli che toccano certe selezioni di verdicchio, fra cui anche alcune delle vostre, il Plenio e questa Vecchia Vigna di Casal di Serra, sono tra i più grandi vini italiani in senso assoluto, bianchi. Beh, Daniele, ovviamente. Io ti abbraccio, non posso fare, no, figurati, perché sono molto contento, felice. Noi crediamo molto nel verdicchio, tant'è che addirittura siamo arrivati a produrre due selezioni importanti, che sono una appunto il Plenio e una il verdicchio, magari due interpretazioni leggermente diverse, una io dico anche riva destra e riva sinistra, perché vengono, certo, da due zone che hanno differenza, perché il Plenio è da Cupramontana, questo viene dalla zona di Montecarotto, ma anche hanno un'interpretazione, diciamo, dal punto di vista tecnico e logico un po' diverse. Il Plenio è un pochino di legno. Fammi capire, Cupramontana è a destra rispetto Cupramontana è a destra, sì, riva destra. Dove c'è anche Staffolo, San Paolo, Castelbellino. Mentre Montecarotto è a sinistra. La riva sinistra, dove abbiamo... Quindi è più una zona più argillosa, l'altra è una zona un perfetto, po' meno argillosa, perfetto, no? Se non sì, sbaglio. Sì, poi di solito riva destra andiamo anche un pochino più in alto come altitudine, arriviamo anche ai 550 metri di Cupramontana, quindi vini un pochino più longevi, un pochino più nervosi anche, certo. Questo è un vigneto del Vecchie Vigne particolare perché è esposto a nord-est, quindi è sempre molto fresco. Abbiamo fatto un'opera, un'opera di restauro di questi vecchi vigneti che erano nati in realtà poi a bassa densità. Perché parliamo degli anni 70, certo, 3x2, però diciamo selezione, 3 metri sulla fila e due tra, pianta e pianta, quindi erano nati più per far quantità, no? Erano nati con un altro scopo, però invece rimettendo in piedi, raddrizzando i vecchi pali, sfruttando delle viti che hanno la maturità dei 40 anni, che hanno quindi radici che sono nate più profondità, molto più equilibrato, vengono dei grandi vini, anche per l'esposizione che hanno. Poi il verdicchio deve essere per forza coltivato a Guyot, perché ha le prime due gemme che sono sterili, se non sbaglio. Verissimo. Quindi dalla terza è dalla terza che si viene fare. Quindi il cordone speronato, che gioca proprio sulle prime gemme, esatto, non è possibile da utilizzare. Qualche prova di forzatura è stata anche fatta, poi abortita. Sì, perché non si può fare. Però il Guyot dà una qualità forse mediamente maggiore a quella che potrebbe dare, ma sì, anche potendolo fare, un cordone speronato. Ma forse abbiamo notato noi anche che andando a richiedere troppa concentrazione forse non ha senso, perché comunque è un vitigno che un pochino ha bisogno di... ha una, certo, sua forza, una sua vigoria che non va completamente repressa, no? Come poi se dire, a un certo punto c'è un pochino più di produzione, c'è anche un pochino più di acidità. Sì, e anche questo sostiene la struttura, è del vero, vino, e consente l'invecchiamento. È vero. Quindi da un certo, verissimo, punto di vista, cioè, est modus in rebus, forse, e l'equilibrio è la cosa fondamentale per ottenere dei grandi vini, no? A cui tutti noi dobbiamo fare attenzione, senz'altro. Certo. Senti, dopo queste lodi al verdicchio, sì, io ti ringrazio per questa, grazie, intervista e per tutte le cose che ci hai raccontato del tuo territorio. Grazie a te, grazie Daniele.